Ed ecco finalmente il Goldrake della CMS, della linea Brain Gocking, numero 40 del 2013. Il BG40 è l'ultimo modello della linea Brain Gocking, il canto del cigno della ditta CMS. È considerato uno dei più bei modelli nuovi di Goldrake, e anch'io lo considero tale, ma allo stesso tempo uno dei più difettosi. Sì, anch'io lo considero uno dei più difettosi. Anche di questo modello si sono scritti fiumi di parole e girato decine di video, abbastanza bilanciati tra entusiasti e delusi. Le recensioni fioccano da tutte le parti, quindi sarò sobrio, forse. Colorazione anime discreta. Le finiture sono così così, in molti hanno riscontrato difetti di verniciatura. Il mio ne ha uno qui nel braccio, si vede chiaramente il chip che è saltato via, e uno nello spacer, e questo si vede già decisamente molto meglio perché è più grosso, decisamente. Allora, è alto 21 cm e ha moltissimo metallo, pesa più di 600 grammi, è ben articolato e discretamente posizionabile. Ruota il torace. Le anche sono molto posizionabili grazie a questo snodo che si può allungare. Poi grazie a questo incavo nell'anca può anche sollevare di molto. La gamba. Le ginocchia arrivano a 90 gradi. Le caviglie sono leggermente posizionabili, non tantissimo, però il giusto. Anche i gomiti arrivano circa 90 gradi. Le lame hanno lo stesso, sono morbide come il sock. Ha una caratteristica unica nelle spalle, nel senso, io non l'ho vista mai in nessun altro modello. Praticamente, per alzargli le spalle, di solito i modelli normali basta fare così e si alza tutta la spalla questo blocco. Nel Goldrake CMS invece succede questo: si alza ma la spalla resta bloccata, perché questo perno che fa parte dell'articolazione della spalla è molto duro e quindi non si riesce a tirarlo su normalmente. Infatti c'è scritto anche nelle istruzioni, per girare le spalle bisogna fare questa manovra. Tirare su e poi tirare giù così. Infine girare la spalla in questa maniera qua. Ed ecco fatto, la spalla è tirata su. Hanno, diciamo, si sono un po' complicati la vita. Perché in tutti gli altri modelli non succede questa cosa qua. Guardiamo poi bene nel dettaglio lo snodo, che serve soprattutto anche per muovere la spalla in avanti. Ah, in questa configurazione più A però si possono anche alzare molto più le braccia, vedete? Ha un'escursione decisamente ampia delle braccia così. Questa manovra serve anche a metterlo nello spacer, perché come sapete bisogna alzare le braccia per metterlo nello spacer. Puoi fare così con la testa, e ovviamente non è questa la maniera esatta di metterlo dentro, ma è bensì questa. Sì, è una cosa un po' strana che ha voluto fare la CMS, non si sa per qualche motivo oscuro l'abbia mai fatta. Comunque, questo è quanto, l'hanno fatta così e noi ce lo teniamo così. Questo modello ha
5 paia di mani. Ci sono i pugni senza il buco, ci sono i pugni con il buco per tenere la alabarda, dopodiché ci sono delle mani aperte, e delle mani articolate. Vedete? C'hanno le dita articolate. Il problema è che queste mani sono enormi. Enormi. Già i pugni senza nulla sono belli grossi. Non dico giganteschi, però insomma, sono leggermente più grossi questi. Questi qua sono una cosa allucinante, a tratti sconvolgente, diciamolo. Poi ha anche dei pugni piccoli, molto piccoli, che servono quando si vuol fare la simulazione del maglio perforante. Inserire il pugno dentro al maglio perforante è un'operazione da tregenda, nel senso, non fatelo perché tanto è inutile, c'è solamente da tirare delle madonne e basta. Altro maglio perforante però è questo. Solo in un paio di puntate questa configurazione. Ecco, così invece ha già più un senso il maglio perforante. L'alabarda è più corta del robot. Nel mio modello purtroppo c'è anche un altro difetto, ovvero sia i pugni aperti che possono contenere l'alabarda erano solo uno, mentre quelli chiusi sono tre. Infatti io non posso tenere l'alabarda con due pugni perché mi hanno dato tre pugni chiusi, due destri e uno sinistro. Manca il destro di quelli aperti. Cioè di quelli aperti, di quelli che possono tenere la alabarda. Ha due gimmick molto semplici e devo dire che sono anche abbastanza particolari. Allora, cerchiamo di farle vedere. Se notate, nella testa, nella cabina di pilotaggio, si intravede il pilota. Sì, non si vede proprio benissimo, ma è questa proprio la caratteristica. Non si deve vedere benissimo, si deve intravedere. Questa funzione appare quando il robot ha la testa all'ingiù. Quando ha la testa all'insù, il pilota dovrebbe sparire perché praticamente dovrebbe rimanere lì. Rimanendo qui, la cabina si alza in alto e il pilota sparisce. È una cosa molto semplice. Ora voi direte: ma perché l'hanno fatto? Perché quando poi il robot entra dentro allo spacer, il pilota torna nello spacer con tutta l'operazione complicata che sappiamo. Ebbene, dentro lo spacer c'è un gimmick esattamente identico. Si vede che c'è il pilota, e mettendo dentro
il robot, c'è quella piccola levetta là in fondo che si tocca e il pilota dovrebbe sparire. Mettendo dentro il robot, la levetta viene piegata e il pilota sparisce. Qua si vede molto meglio che sulla cabina del Goddard. Lo Spacer è bello grosso, sono quasi 40 cm con le ali. Purtroppo inserire il robot è molto complicato e si rischia sia di rompere il meccanismo di apertura-chiusura anteriore, sia di segnare il robot. L'apertura posteriore è piccola ed è veramente arduo far entrare il robot come nell'anime, con anche il rischio di rigatura delle vernici. A me ma pare una strunza! L'unica parte in metallo del disco sono le ali. Questa parte qui sono le ali. Questo è tutto in metallo. Qui ci sono le due ali lame rotanti. Il disco sta in piedi, vedete? È abbastanza bene, perché ha una particolarità. Questa parte rientra. Quindi, rientrando, praticamente il disco si appoggia sulla parte esterna e quindi sta fermo. Molto belle le lame rotanti. Le lamelle si aprono sopra e sotto. Ci sono anche i missili perforati, che però sono diversi. Eccoli qua, sono fatti diversamente. Praticamente si aprono e il missile, spingendo, esce fuori. Dandogli una bottarella si vede anche la piccola crivellina, forse. Ecco, questi non sono fatti molto bene proprio perché c'è questa particolarità e allora non è che stiano molto bene. Sono, che io sappia, due versioni di questo Goldrick. Quella che ho io è la versione della Anime Import Toys Hunter e si distingue dalla versione per il mercato asiatico giapponese perché ha le corna color pastello, invece quella anime quella invece per il mercato asiatico ha le corna dorate. Quindi più bello questo, secondo me. Inoltre c'è anche il TFO in questa versione, cosa che invece nella versione asiatica, che io sappia, non c'è. Il TFO è fatto molto bene.
molto bello, non ha meccanismi se non quello di apertura della cabina. E al suo interno si vede una piccola piccola figura, ma veramente piccolissima. Essendo questo l'ultimo modello della serie Brave Gawking, non ci sono purtroppo i mezzi d'appoggio, ma erano previsti, perché nella schiena si vede molto chiaramente un piccolo sportello che, spingendo, rientra. Evidentemente era lo sportello di aggancio, probabilmente, del Goldrake 2.